dell'autore che qui abbiamo il piacere di averlo qui, che è il professor Marangelli. Leggerò questi primi estratti. All'inizio dell'Ottocento, corista in San Benedetto di Conversano, manifestò la volontà di uscire dal monastero. Peppina era una bella giovane di 30 anni. Era nel monastero dall'età di 6 anni. Era recalcitrante alle regole della clausura e chiedeva garbatamente e vanamente di uscirsene. Rifiuta i galloni, di cui la futura badessa aspirava tutta la stirpe Bassi, per vecchia tradizione. A reggere le sorti del monastero era la badessa Aurora Coltigini, che resistette alle insistenti richieste fino al termine del suo mandato. Quindi sappiamo che questa ragazza, che dall'età di 6 anni era rinchiusa nel monastero contro la sua voglia e la sua volontà, costretta dalla famiglia, chiedeva più volte di poter uscire, ma nessuno, non veniva ascoltata da nessuno. Donna Peppina Bassi infatti fece di tutto per uscire dal monastero, seguendo prima le regole monastiche e poi con ogni mezzo, ma trovò l'opposizione di suo padre, il magnifico Domenico Bassi, e quindi di sua zia Rachele. Donna Aurora Coltigil, badessa all'epoca, le promise che alla prossima visita del delegato apostolico Gioacchino De Gennis avrebbe avuto il permesso di uscire. Ma questi si guardava bene dal farsi vedere, quindi le promettevano che sarebbe uscita, ma in realtà non si presentava mai, quindi non avveniva mai questo momento in cui poteva uscire dal convento, non viene di dire altro, ma era appunto presa in giro. Anche la monaca cominciò a comportarsi in modo da essere espulsa. Non aveva altra scelta. Minaccia di uccidersi, di uccidere le consorelle, invoca il diavolo di prendersela con sé. Visti inutili tutti i tentativi di minacce, giunse al punto di ricorrere a frasi blasfeme. Tentò di scappare dal portone, ma fu braccata e rinchiusa nel monastero. Rinchiusa in una cella del monastero, guardata a vista. Vi fu un vero e proprio sequestro di persona. Per protesta, smise la tonaca. Non partecipò più ai riti spirituali e alle messe, e rifiutò anche il cibo. Donna Peppina Bassi, il 27 maggio del 1806, sale sull'alto del campanile e a sprezzo del pericolo si cala nell'attivo convento delle Clarisse e scappa via. Il padre però rifiutò di accoglierla, per cui si vide costretta a fare il ritorno nel monastero, ma anche lì non le fu consentito. Qua parliamo di 21 anni dopo. Il delegato apostolico Monsignor Gioacchino De Gennis chiede di sapere, alla richiesta della corista Peppina Bassi, che è nel convento delle Clarisse, spiegazioni su quello che accade. La badessa scrive: Illustrissimo, in adempimento di tale incarico ho l'onore di inviarle qui annesse 4 lettere. Da queste rileverà quali eccessi era fin d'allora trascorsa quella disgraziata. Qui si parla di chi si parla? Della monaca Peppina Bassi. Quindi è proprio la badessa che parla, in prima persona. Rileverà pure gli ordini dati, perché fosse quella chiusa in una stanza con le guardie a vista.
non si ebbe il coraggio di restringere quella furiosa in una stanza, ma abusando ella di qualunque tratto di umanità e di sofferenza, ha sempre imperversato nel suo maltalento. Vana fu la correzione fatta dal governatore di Conversano e vane le minacce dei castighi. Lungo sarebbe riferire quanto ha dovuto questa comunità soffrire per lo spazio di 7 anni per la sfrenatezza di costei, e si prova ribrezzo in enunciare le sue scelleraggini. Quindi la badessa inizia a difendersi del motivo per cui non la riaccoglie, no? Il motivo era: non ha riconosciuto mai superiora, si è volontariamente allontanata dal consorzio, urlando di notte e di giorno e non permettendo neppure ad una sua sorella di entrarvi. Gli urli erano di una disperata, di una forsennata, ed erano accompagnati da minaccia di uccidere le monache e di porre fuoco a tutto il monastero, dalle più terribili imprecazioni contro tutte le religiose, contro i propri genitori, contro il vescovo delegato, contro se stessa, ed accompagnati anche dalle più energiche invocazioni al demonio. Mi fa orrore, dico, ma si inveiva spesso contro la divinità stessa. Devo però dire con tutta certezza che questo prelato ha mostrato tutta la premura di farla uscire, cosa che sappiamo non essere vera, perché viene rinviato sempre questa risposta alla sua domanda di voler uscire, no? Ma costoro hanno costantemente rifiutata di riceverla. Da tutto ciò potrà ben rilevare la prodigiosa sofferenza che si è avuta dalle religiose di questo reale monastero per lo spazio di 7 anni. Questi sono documenti ufficiali, sono documenti che l'autore ha trovato e ha riportato, ma sono realmente dati, diciamo, lettere scritte. Sarà certamente cosa degna della sua pazienza e fare tutto ciò onde l'autorità sovrana possa assegnare a quella sciagurata una causa di correzione, essendosi resa indegna di vivere in unione religiosa consacrata a Dio, quali amano godere tranquillità e pace e non vogliono che gli scandali di una traviata siano d'inciampo alle ducande. Questa è la risposta appunto della badessa, no? Alla richiesta del perché questa ragazza prima non le si dà la possibilità di uscire dal monastero quando è all'interno controvoglia, e dopo, a distanza di 21 anni, non avendo potuto vivere la sua vita fuori, perché non le è stato concesso neanche di risposarsi, fa richiesta, anziana, per rientrare nel monastero, perché non aveva un'altra possibilità, non le è stata negata sia dentro che fuori. Quando fa richiesta di rientrare, le dicono no, e le dicono perché appunto lei era una folle, secondo loro. Il procuratore Tommasetti, nella lettera indirizzata al Papa a nome di Cherubina Bassi, depositaria delle rendite del monastero, muove gravissime accuse alla conduzione del monastero retto dalla badessa allora Eleonora Mannuzzi. Quindi qui è proprio Cherubina Bassi che parla. La monaca, quindi se stessa, professa Cherubina Bassi, depositaria delle rendite del suo monastero benedettino di Conversano nel regno di Napoli, e parla direttamente al Papa, attenzione, germana dell'infelice monaca Giuseppina Bassi, ingiustamente espulsa dalle compagne, umilmente espone alla santità vostra essersi sempre virilmente opposta alle gravi determinazioni che hanno avuto contro la sorella e per vincolo di sangue e per vincolo di coscienza. Peppina Bassi aveva anche una zia all'interno che non l'aveva mai, diciamo, in qualche modo protetta, per cui non c'è solo un vincolo di sangue, c'è proprio un vincolo, in questo caso proprio di coscienza, perché vedremo.
ufficio di depositaria, lei depositava tutti i denari, no? Aveva voluto rinunciare a questo compito, perché ciò che vedeva all'interno del monastero, parliamo dell'ultimo periodo, dell'ultimo secolo, era un utilizzo del denaro che non aveva un uso giusto, equo. E dice, appunto perché vedeva erogarsi non poche somme del deposito in usi pravi a sostenere l'ingiusta guerra contro la via germana. Quindi che cosa succedeva? Si spendevano tantissimi soldi per poter fare guerra a questa donna, Giuseppina Bassi, si spendeva tutto, diciamo, il capitale che il monastero aveva. Ciò nonostante però, tale rinuncia, dove la monaca oratrice, costretta dal suo confessore a prendere l'impiego, nonostante lei non volesse avere questo ruolo, era obbligata ad averlo all'interno del monastero. In questo deplorabile stato di cose, ricorre la monaca oratrice alla santità vostra e protesta solennemente i vostri santissimi piedi contro l'operato delle altre monache, tra le quali essa non intende affatto essere annoverata e compresa. Sprechi di soldi e denari. In una parola, questo santo luogo è divenuta, per opera del demonio, una sentina di orribili, di irreligione, di insubordinazione, da cui sparì ogni ordine di virtù, ogni principio di sano morale. Conosce purtroppo l'oratrice di essere meschina e infelice, e conosce quanto potenti siano le monache avversarie, le quali non risparmiano spese della loro non piccola ricchezza per sovvertire testimoni e autorità. Esse hanno giurato che la Santa Sede non le costringerà, e le loro aderenze sono tali e così potenti che essa si è veduta costretta a cambiare il suono. Anzi, implora per l'oggetto anche speciali facoltà, semmai le solite della sua ordinaria giurisdizione sufficiente non fossero a reprimere l'audacia delle monache e la loro sregolata disobbedienza. Tutto questo, diciamo, parla questo libro, scritto dal professor Marangelli, in cui si fa un po' luce su una storia che appartiene a Conversano, in cui, diciamo, questa donna che il suo è un malessere, il malessere di essere costretta a vivere una condizione monacale che non aveva scelto, da cui voleva assolutamente uscire, ma che non le era concesso di uscire. E quindi, pur di, noi sappiamo bene proprio nella storia della donna, che la donna, pur di uscire da determinate situazioni, arriva ad utilizzare tutti i mezzi possibili, e per l'epoca tutti i mezzi possibili sarebbe dire essere vista come una folle, no? Si dava subito l'appellativo di folle a tutte le donne che in qualche modo facevano emergere una verità, no? Un disagio. E questo, diciamo, è quello che è accaduto a Giuseppina Bassi e a cui noi cerchiamo oggi di dare una luce.